Buongiorno a tutti, sono Pierluigi Cataleta, reumatologo dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Oggi parleremo di differenze di genere, concentrandoci prevalentemente nell'epidemiologia delle malattie reumatiche. Prima di definire la medicina di genere, è utile chiarire due concetti importanti, quali il sesso e il genere. Con il sesso si identifica l'insieme delle caratteristiche biologiche, quindi genetiche, anatomiche ed endocrine. Ecco, per il genere si identifica l'insieme degli aspetti sociali, psicologici, comportamentali che la società considera specifici per gli uomini e per le donne. La medicina di genere non è quella medicina che si occupa dello studio delle patologie che colpiscono prevalentemente le donne, bensì rappresenta l'interazione e l'integrazione fra sesso e genere e punta a chiarire quelli che sono gli aspetti fisiologici, fisiopatologici, clinici e terapeutici di patologie che possono colpire sia l'uomo che la donna. La medicina di genere è quindi una scienza multidisciplinare orientata allo studio di processi anatomofisiologici, fisiopatologici delle varie patologie, differenti manifestazioni cliniche delle patologie che possono colpire i due sessi, valutazione dell'efficacia degli interventi di prevenzione, di diagnosi e di terapia, e punta allo sviluppo di protocolli di ricerca a genere specifici nella pratica clinica. Le donne, come sappiamo, sono paradossalmente sottostimate negli studi epidemiologici, nelle sperimentazioni farmacologiche, negli studi clinici. E qui sussiste un vizio di fondo, poiché nelle sperimentazioni farmacologiche e cliniche i dati risentono di una maggiore influenza maschile. A tale proposito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha preso atto delle differenze di genere già nel 1998 e dal 2002 ha sensibilizzato l'integrazione della medicina di genere nelle politiche sanitarie come pratica standard. Le diversità di genere si manifesta per comportamenti, per stato di salute, per ricorso ai servizi sanitari e per vissuto di salute. Dati epidemiologici, clinici, sperimentali indicano l'esistenza di differenze rilevanti tra uomini e donne. Questo nell'insorgenza, nella progressione, nelle manifestazioni cliniche delle patologie che possono colpire entrambi i sessi, nella risposta e a eventi avversi nei confronti di vari farmaci e proprio anche nell'accesso alle cure. Dati Istat dimostrano che le donne si ammalano maggiormente, consumano più farmaci e sono più soggette a reazioni avverse. Sono più svantaggiate socialmente rispetto agli uomini, vuoi per anche una componente, quali le violenze fisiche, psicologiche, maggiore disoccupazione, difficoltà economiche. L'8% delle donne denuncia un cattivo stato di salute a fronte del 5% degli uomini, il 6% delle donne soffre di disabilità a fronte del 3% rispetto agli uomini. Per la stessa patologia, molto spesso le donne possono presentare rispetto agli uomini segni, sintomi e localizzazioni di malattia anche diversi rispetto agli uomini. Le donne possiedono un sistema immunitario in grado di attivare le risposte immunitarie più efficaci rispetto agli uomini. Quindi le rendono maggiormente resistenti alle infezioni. D'altro canto, però, mostrano una maggiore suscettibilità al sistema immunitario, tale da renderle maggiormente esposte alle malattie autoimmuni. Gli uomini hanno un'aspettativa di vita inferiore rispetto alle donne, vuoi per patologie, ad esempio, come tumori. Vuoi per abitudini involontarie, quali il tabagismo, l'uso di alcolici, cattiva alimentazione. È stato visto che il tasso di incidenti stradali e di suicidio risultano essere maggiori per gli uomini. Le donne presentano una maggiore prevalenza rispetto agli uomini in moltissime patologie, quali cardiache, allergiche, diabete, ipertensione arteriosa, nella calcolosi. Un richiamo nelle malattie reumatiche, nel caso dell'artrosi, dell'artrite, presentano un 48% superiore rispetto agli uomini. Possono sviluppare cataratta, malattia di Alzheimer, cefalea, edemicrania, ansia e depressione, malattia della tiroide con una frequenza molto, molto maggiore rispetto agli uomini. Nel caso dell'osteoporosi è stato visto che sviluppano, tendono a sviluppare questa patologia con una percentuale del 736% maggiore rispetto agli uomini. Alcune patologie vengono considerate femminili, tipicamente femminili, in quanto sono
sono soltanto sottodiagnosticate negli uomini perché questi tendono a rivolgersi alle strutture sanitarie, quindi a visite mediche, molto più di rado e più in ritardo rispetto alle donne. La medicina di genere tende ad approcciare verso quelle che sono le patologie con una maggiore appropriatezza, con una maggiore personalizzazione delle cure. E perché no, anche con un risparmio per il sistema sanitario nazionale, centralizzando quello che è il paziente, e lo fa in un contesto interdisciplinare, multidisciplinare. Alcuni parametri fisiologici, quali l'altezza, il peso, la percentuale di massa magra, la percentuale di massa grassa, la quantità di H, il pH gastrico sono differenti tra uomini e donne, per cui molti studi su farmaci eseguiti per appunto sugli uomini vanno a condizionare notevolmente quella che è la sperimentazione clinica che molto spesso viene eseguita su un uomo del peso di 70 kg. Anche l'età e l'etnia sono variabili rilevanti nella risposta della terapia. La reumatologia conta oltre 100 tipologie diverse di patologie che si stima in Italia riguardino più di 5 milioni di persone di ogni età, soprattutto donne, circa il 70%, e spesso in età fertile. È stata ampiamente descritta l'esistenza di una maggiore prevalenza nel sesso femminile nelle malattie reumatiche. I dati evidenziano una forte disparità di genere a favore delle donne in alcune malattie autoimmuni sistemiche, come ad esempio il lupus eritematoso sistemico, la sindrome di Sjögren, la sclerodermia, con un rapporto che può arrivare femmine maschi pari a 9 a 1. Anche nell'artrite reumatoide presenta una maggiore prevalenza il sesso femminile rispetto all'uomo, anche se di 2-3 volte più elevata. Altre malattie reumatiche, come la spondilite anchilosante e il pagest, sono invece più frequentemente maschili. La psoriasi con o senza manifestazioni articolari colpisce la popolazione senza prevalenza legata al genere. Anche le patologie che presentano stessa prevalenza tra i due sessi, comunque presentano una diversità di genere e questo lo possono fare per la gravità dei sintomi, per il decorso della malattia, per la risposta alla terapia, per la sopravvivenza stessa legata alla patologia. Quali sono le cause di questa disparità? Possono essere legate al sesso, quindi essere cause genetiche. Ci sono i fattori genetici legati al sesso femminile che rendono in qualche modo il sistema immunitario delle donne più reattivo e più vivace verso gli antigeni, quindi verso il self, quindi sviluppare malattie autoimmuni. Cause ormonali: la malattia reumatica coinvolge maggiormente il sesso femminile durante l'età fertile, con una maggiore prevalenza nell'età infantile e nelle fasce over 50, il rapporto a favore del sesso femminile è sempre prevalente rispetto a quello del maschile, ma con un minor sbilanciamento. Altre cause che possono determinare queste disparità sono invece quelle legate al genere, come la percezione personale alla malattia, strategia di adattamento, fattori non medici, come ad esempio la capacità di curarsi, la capacità di comprendere la posologia dei farmaci, comportamenti di contrattazione con il medico, possibilità economiche. Cause invece, i fattori ambientali possono incidere su quelli precedentemente visti legati al sesso e al genere e sono prevalentemente le infezioni, il tabagismo, l'alimentazione, l'attività fisica, l'esposizione a raggi ultravioletti, l'esposizione lavorativa a sostanze chimiche. Per concludere, le conoscenze sulle differenze di genere nelle malattie reumatiche sono in rapido aumento. Ancora non è nota una spiegazione univoca per le profonde differenze che si osservano nei due sessi nelle malattie reumatiche. L'influenza che il genere esercita sulla malattia in base al sesso non rappresenta un'importante area di ricerca. L'obiettivo da chiarire è il meccanismo alla base delle patologie al fine di individuare approcci terapeutici sempre più appropriati. Grazie per l'attenzione.